8 settembre, per la festa della Natività della Beata Vergine di Loreto, ogni anno viene accesa la Lampada della Pace. La celebrazione eucaristica, presieduta da Monsignor Fabio Dalcin, delegato pontificio per il Santuario della Santa Casa, quest'anno è stata colorata dalla presenza di centinaia di bambini da tutta Italia, che hanno portato all'altare il velo di Maria, con l'iscrizione del nome di oltre 50.000 loro coetanei, provenienti da ogni parte del mondo, affidati alla protezione della Madonna di Loreto. Beh sì, abbiamo affidato a Maria e tutti i bambini che si sono stati affidati dai loro genitori in questo periodo dell'anno. Sono oltre 56.000 e continuano a crescere, ma credo che siano i bambini a spronare soprattutto noi adulti ad essere più seri, a prendere sul serio il valore della pace e l'impegno della pace, cominciando dalle nostre case e dalle nostre istituzioni. Ad accendere la lampada per il mondo, che viene posta all'interno della Santa Casa, la dottoressa Carla Garlatti, autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza. Un messaggio di pace molto forte, soprattutto da una figura come la sua. Beh, oggi è stata una giornata veramente intensa, io sono commossa, molto colpita. La casa è la famiglia per eccellenza, è quel luogo nel quale devono trovare appoggio e forza tutti i bambini e tutti gli adolescenti. E per chi è cattolico, l'insegnamento di Maria è quello di amare tutti i suoi figli, ma questo è un insegnamento che vorrei portare anche nel mondo laico. Tutti noi dobbiamo renderci e sentirci responsabili della crescita dei nostri ragazzi, perché i ragazzi dipendono da noi, sono figure in crescita e la loro formazione dipende da noi. Ascoltiamoli e diamo loro lo spazio che meritano. Il contesto storico non agevola quella che è la crescita di adolescenti in particolar modo. L'ambito sociale che cosa fa in questo senso per supportarli? Beh, e direi che in questo momento i ragazzi e i minorenni fanno di tutto per far sentire la loro voce, anche in maniera, diciamo, scomposta, per usare un eufemismo. Noi non li ascoltiamo abbastanza, dobbiamo creare spazi di ascolto, perché i messaggi i ragazzi ce li lanciano in tanti modi. Ascoltiamoli, creiamo degli spazi di ascolto e di partecipazione dei ragazzi. La Beata Vergine di Loreto è anche la patrona dell'aviazione e nell'occasione viene data la benedizione ai velivoli dell'Aeronautica Militare Italiana, che sorvolando il cielo sopra la Basilica omaggiano con un saluto. La giornata speciale si conclude con il tradizionale concerto. Quest'anno è stata la fanfara del Comando Prima Regione Aerea di Milano dell'Aeronautica ad esibirsi sul sagrato della Basilica di Loreto.